con una soluzione per insufficienza di prove, mettendo così il sigillo sull'intangibilità della mafia. Giancarlo Caselli, procuratore capo di Palermo, venuto in serata a Trivento su sollecitazione della Caritas diocesana per onorare Paolo Borsellino, a cui è dedicata la scuola di formazione politica e sociale, ha parlato delle debolezze dello Stato nella sua lotta alla mafia e della nuova strategia investigativa introdotta da Falcone e Borsellino. Prima capire la mafia, la sua organizzazione, poi agire. Una strategia con risposte sempre più elevate della mafia, con attentati e stragi, le vittime, sempre persone sole. Oggi c'è meno solitudine, ha detto Caselli, ma c'è il rischio che il consenso diffusosi dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, si affievolisca. Ed allora il primo problema della lotta alla mafia è la rimozione, con un movimento culturale, di tutte quelle che Falcone definiva le colpevoli indifferenze. L'uso della lotta alla mafia e del difficile momento che sta vivendo il pool di Mani Pulite. Sentiamo. I magistrati sono funzionari dello Stato che cercano di fare il loro mestiere molto difficile, di adempiere il loro dovere, sempre allo stesso modo, sia nei momenti di alta marea per quanto riguarda l'indice di gradimento, sia nei momenti di bassa marea, come può essere obiettivamente quello che stiamo attraversando. L'importante è che si rifletta, si discuta di queste cose, non con riferimento a questo o quel soggetto, non con riferimento a questa o quella singola, specifica vicenda, ma con riferimento a quello che è un valore della democrazia. La continuità, l'effettività, la pienezza di quel controllo di legalità che la magistratura in questi ultimi anni, pool di Milano, di Pietro in testa, hanno dimostrato essere nelle possibilità oltre che nelle intenzioni della magistratura. Una giustizia giusta, una giustizia vera, a 360 gradi, che cerchi di esercitarsi in maniera uguale nei confronti di tutti, siano essi portatori di interessi forti come di interessi meno forti. La continuità di questo tipo di giustizia, sull'esempio del pool di Milano, sull'esempio di Pietro, è importante per il Paese e per la sua crescita democratica. Noi sappiamo che da alcuni anni c'è conflitto anche molto aspro tra ministri di grazia e giustizia e magistrati. Il ministro Manguso, in cronaca in questi giorni, parla di giustizia con una mano misteriosa per far pendere la bilancia da una parte. Non ho né titolo né competenza sufficienti per commentare le parole di un ministro. Grazie. Qui non c'è grossa criminalità organizzata, come si fa per conservare questo stato di cose? Conservare determinati valori di fondo, di carattere familiare, di carattere sociale, complessivo, che assicurino una certa impermeabilità rispetto ad una capacità di penetrazione che non va mai sottovalutata e che è comunque forte. Ovunque vi sia possibilità di arricchire, ovunque vi sia possibilità di insediarsi, lì le varie mafie che infestano il nostro paese possono prima o poi proporsi. Ecco, la mafia è in grado di cicatrizzare in fretta le proprie ferite. Da più parti si è sollevato un grido che in effetti sta allentando la presa, la morsa nella lotta alla mafia. A questo grido, questa preoccupazione più che grido, non riguarda innanzitutto l'impegno delle forze dell'ordine, che è sempre di livello straordinariamente alto, come l'ultima operazione di Bagarella per esempio dimostra. Il calo di tensione riguarda alcune rotture che ci sono state, che si sono profilate nel circuito istituzionale. Rimettersi a discutere a 3 anni da Capaci, come se fossimo non a 3 anni dopo le stragi ma all'anno zero, di pentiti, di trattamento carcerario dei boss, di ruolo dei pubblici ministeri, di funzione delle inchieste antimafia e via seguitando, è fare un qualche cosa che non si fa carico, non tiene sufficientemente conto della specificità, della drammaticità, della realtà complessa del fenomeno mafia in tutte le sue articolazioni e parlare d'altro rispetto al fenomeno mafia e conseguentemente appannare quella compattezza, quella unità senza casacche che è indispensabile per venire a capo di questo fenomeno. Da Terranova a Borsellino, la mafia ha ucciso uomini soli. Si è ancora soli in Sicilia? Non si è soli in Sicilia, c'è molto sostegno da parte degli apparati dello Stato, fra loro sufficientemente coesi, da parte dell'opinione pubblica. Certo, subito dopo Capaci e Via D'Amelio non c'erano assolutamente ombre, a 3 anni di distanza si profila qualche ombra e se queste ombre dovessero crescere, ecco, potrebbe di nuovo porsi un problema di solitudine. Oggi non c'è, ci sono dei rischi, ci sono delle eventualità di questo tipo, ma nulla di più. Il penditismo resta ancora la chiave importante per aprire la cupola? Da un punto di vista tecnico sicuramente sì.